Ciao Bethesda, dopo aver visto come promessa francese in chiave attoriale Porkyshire, 22 anni, in Laurent Fan, Apreo, così, le quattro estatine, vediamo un'altra promessa attore. D'altronde sono stati candidati, nominati tutti e due al César come attori promettenti. Benjamin Voisin, un po' più vecchio di Porkyshire, 26 anni, Paul 22. Benjamin Voisin, Innamoratomi di lui, in Estate 85 di François Ozon, anche poi dopo, insomma, se l'è cavicchiata anche in un film, ma era meno figo, di Estate 85, Illusioni perdute di Xavier Janoli. Qui gioca col fuoco, si chiama Fus, stiamo a Villerupt in Lorena. D'altronde si dice si può nascere francesi in questo film, ma si rimane della Lorena. Ancora dopo Harvest della Zangari, un altro film sul senso di appartenenza a una comunità, dopo Vermiglio anche di Maura Del Pero, dove a Venezia 81 in concorso, ma a Vermiglio lo sappiamo dove stiamo a Vermiglio, è proprio un paese del Passo del Tonale. In Harvest della Zangari non sappiamo dove cavolo stiamo nel Medioevo, boh, dalle parti di sicuramente non vicino a Frattocchia, quello non ci resta che piangere, qua, quello invece non ci resta che i funghetti allucinogeni, dalle parti della Scozia, boh, però è la comunità. Qua c'è anche una comunità, la Lorena, soprattutto vissuta dal personaggio di Fus. Allora, questo è un film molto interessante. Non so se vincerà, non penso. Si diceva che dovesse arrivare Vincent Lindon fortissimo per la Coppa Volpi maschile, invece secondo me se lo mangia Benjamin Voisin. Il film è diretto da Delphine e Muriel Coulin, e due signore, appunto siamo in Lorena, siamo in una famiglia di maschi, perché la mamma o la moglie non c'è più. Vincent Lindon è il papà, è un uomo che cerca di fare luce e la fa di notte seguendo i binari, perché deve controllare i binari, e quindi è un uomo che deve già metaforicamente stare dentro, deve garantire che il percorso prestabilito della vita sia sicuro, e questa è un'immagine molto forte. Vincent Lindon è un grande attore che sa rappresentare molto bene la paternità da tutti i punti di vista, ed è un attore che serve perfettamente per anche rappresentare un senso di protezione, appunto la paternità, e quindi Brisé per esempio lo usa benissimo nei suoi drammi sul lavoro, perché Vincent Lindon, di Vincent Lindon ti fidi, e Vincent Lindon sai che soffre per te, anche basta un'espressione. Ormai ci ha conquistato il nostro cuore, e pensare che da giovane era considerato il fidanzato scemo di un personaggio regale monegasco, e invece è cresciuto moltissimo come attore. Qui lui è il papà, poi c'è sta lui come personaggio che sembra Valerio Lundini sexy, e poi c'è sta Benjamin Voisin che fa Fus, che è il problematico, ma non è che è vicino all'estrema destra, famiglia di Costabile, ma non è che è ma non è che sarà violento, ma chi sta frequentando Fus? Ed è Benjamin Voisin, bravissimo. Il film se lo mangia lui, non Lindon. Lindon c'ha una deposizione in tribunale alla fine, c'è un problema con la spranga gravissimo per quanto mi riguarda, che mi ricorda le cose che ti diventano di marmo nelle cavi di marmo di Carrara, e poi che distruggono film come The Brutalist. C'è un errore secondo me in questo caso proprio importante, perché c'è un papà in costante protezione, in costante attenzione, in costante anche, appunto, ricordatevi, è quello con la luce che controlla i binari di notte nei boschi della Lorena, e si fissa su sto figlio che sta diventando nazistoide, e quindi c'è un errore con la spranga incredibile, e che arriva a tre quarti di film. Per il resto, un errore con la spranga legato proprio a questa contraddizione totale dell'attenzione del padre, e poi si distrae un attimo. Per me è un errore cinematografico molto grave. Oltre questo, il film è buono. Ci sono questi tre maschi perché parliamo molto di un senso di appartenenza, perché fa parte della... si poteva indagare anche di più, si poteva scavare anche di più psicologicamente, della scelta politica del personaggio di Fus, interpretato da Benjamin Voisin, perché lui sente che il fratello più colto, più intelligente, andrà a Parigi. Continuamente gli fa: parigino, te ne vai a Parigi, è parigino. Voisin è bravissimo, soprattutto nella prima parte del film, a lasciarci sempre molto sospettosi sui suoi stati d'animo. E infatti anche Vincent Lindon e il personaggio che fa lui
che è Stéphane Crépon, suo fratello, sono sempre molto tesi per capire se Fuss sta scherzando o è aggressivo. Sta scherzando o è aggressivo? Il film regge molto su questo. Poi vanno allo stadio e arrivano questi amici strani, poi vanno a una festa e possono arrivare questi amici strani. Poi c'è Fuss che... insomma, il film lo regge Wasen, non lo regge Vincent Lindon. Perché? Perché Wasen è Fuss. E il film è tutto su questo giocare col fuoco, si intitola Jouer avec le feu, ed è The Quiet Son in inglese, il figlio buono che è tanto buono e tanto quieto non è, perché è molto inquieto ed è ricco di inquietudine. Lui sente che appartenendo a questo luogo, la Lorena, cade un po' vittima appunto di queste di questo regionalismo che poi diventa nazionalismo. Non penso che farà nulla in palmarès, è un film assolutamente discreto, e la cosa più importante è che c'ha, per me, che mi ha portato davanti agli occhi un Benjamin Wasen sempre più interessante, con un bel look, bellissimo look, e anche è un attore in grado di trasformarsi molto fisicamente. Ozon lo fa essere strafico in estate 85, no? E qui invece è più ragazzino, ma mantiene però, quando gli fanno dei primissimi piani le brave Poulain, mantiene una certa durezza e ti fa paura. Non penso che farà nulla, non capisco perché si sentiva molto nel gossip che stesse arrivando la prova Coppa Volpi per Lindon. Poi ovviamente magari la Au Pair si innamora, però per la Coppa Volpi maschile, se Brutalist scende più in basso dei premi più importanti e Queer scende più in basso dei premi più importanti, la Coppa maschile al momento è tra Brody e Daniel Craig. Ciao Betteist! Benjamin Wasen batte anche Paul Kircher. Vabbè, ma povero Paul Kircher, gli hanno dato proprio un personaggio che, mamma mia, ecco, guardate la differenza totale dei Booker Ma. Oh, regista maschietto, regista femmina, buffi, no? Proprio simmetrici questi film, e sono state più brave le Poulain, cioè sono state proprio molto più abili nel vestire il film addosso a Benjamin Wasen. Però alla fine sono veramente speculari questi due film, e questo, parenti alla regia, in quel caso fratelli, in questo caso appunto le Poulain, Muriel e Delphine, e i Booker Ma dall'altra parte, Paul Kircher che ne esce con le ossa rotte e Benjamin Wasen che esce addirittura, secondo me, superando Vincent Lindon come resa cinematografica alla fine di Giocare con il fuoco, in concorso a Venezia 81, concorso che sta finendo. Ciao Betteist!